L'effetto sta passando. Reagisci. Trova una soluzione a questa assurda situazione. Non può ancora essere la fine del commissario Armando Valle. E comunque non per mano tua. Altro cloroformio. Non inalare. Ecco il suo rito. Taglia. Il sangue esce goccia dopo goccia, quasi a tempo col battere dei secondi. Dovrei avere circa 4 minuti. Può aiutarvi a rimanere vigile. Venerdì sera, forse le 11. Pronto? Tutti i dolori del mondo mi appartengono. Marinetti mi chiama dalla scena del crimine. Ci ha avvertito un passante. Si deve fare le ossa la mia protetta. Arrivo. Troppo lavoro, troppo dolore, troppe notti insonni, 5 o forse 6 ore di interrogatorio. Non parla molto. Faccio una pausa. Quella vecchia ferita mi dà il tormento. Faccio un altro tentativo. Ricapitolando. Fai le nostre scarpe. Sei stato derubato. E ti trovavi lì solo per caso. Senti, te lo dico una volta sola. Stai bleffando con la persona sbagliata. Dai, quanti ne hai uccisi? Oh. Qui non stava il decimo tescolare. Questo è il quarto cadavere trovato dissanguato e buttato per terra. Come fai? Decimo. Ti piace? Questo? Ti sei rotto mentre ammazzavi, eh? Commissario, ne hanno trovato un altro a San Pietro. Non poteva ovviamente essere lui. Neanche fossi un poliziotto alle prime armi. Sabato mattina. Sono quasi le 7. Ho voluto comunque controllarlo. E in parte ho fatto bene. Marinetti! 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 Eccomi, commissario. Quando imparerò ad usare l'interfono? Mi dica. Senti, fai mettere sotto controllo il cellulare di Simone Templare. Ha già l'autorizzazione del magistrato. Non ti preoccupare, il magistrato ci penso io. Va bene. Ah, e quando torni da San Pietro, fammi sapere. Poi quella telefonata. Un passato che mi tormenta. Pronto. Ho detto che i soldi vi porto. Mi serve qualche giorno. Quando potrò andare avanti? Dove sono stato fino alle 9, 9 e mezza, prima di andare in obitorio? Dove è finito il resto del giorno? Non sono lucido.
Non voglio tornare lì. Cerco ancora di giustificare i fatti. La volevo sposare. Harry Reyes. Lo stipendio di un poliziotto non basta. 900.000. Poli. Coli. Sapevo bene dove mi trovavo. Ma barare non lo tollero proprio. Showdown. Coppia d'asso. Vince doppia coppia. Stavolta come mi paghi? Stavolta non te pago. Mi manca parecchio il vecchio me. Andiamo a incominciare. Questa dice. La commessa, ha fatto pian colpo. Hard disk andato. Via che te dico. Quel vecchio pazzo di un medico legale e le sue stranezze. Permetto che il paziente sarebbe morto di ipercaliemia. Di che? Ipercaliemia. È un'eccessiva quantità di potassio nel sangue. Valore normale è 5.0. Lui aveva 9.0. Sarebbe morto di infarto comunque. Cioè, mi stai dicendo che il ragazzo è stato anche avvelenato? Sì. Quindi il killer del rasoio non c'entra niente stavolta? No, no, c'entra come, guarda. E hanno deciso, rinetto l'arteria brachiale. Non è morto dove l'avete trovato. E butta sto sorriso. A terra non c'era sangue. Ha avuto tutto il tempo di guardare il suo assassino negli occhi, mentre moriva dissanguato. Come le altre volte, no? Questa? Questa è vitiligine. È una malattia della pelle, ma non c'entra niente con il caso. Vitiligine? Come quella di Simone Templari. Come chi? Lascia un attimo, che so passato di bello qua. Sì, quando il referto è pronto, mannamelo. Quel corpo apriva la strada a una nuova storia, un altro caso da risolvere. Quindi la resa non è un'opzione. Solo ora vi
sto morendo, riesco a vedere il volto. Chiaramente. A cosa è servita la pioggia? A diffondere l'antidoto più rapidamente. Dove sono stato sino oltre la mezzanotte? Altro vuoto e altro rimorso. Che sia maledetto il mio vizio del gioco. È stupido io non pensare alle conseguenze. Ti piace guardare, eh? Se non paghi, torniamo. Vado. Scusa. Quella telefonata mi fa riflettere sul fatto che ormai anche qui da noi il male non si nasconde più. Cari vecchi tempi. Sì. Hanno ammazzato un gatto. Ah, una vestita da gatto. Che cinema. Senti, di tutto a Marinetti, manna lei, così mi racconta tutto domani. Sì. Sarà passato un minuto.